Blue Cacao, Daniela Rando e ovviamente ai Limito Brothers. Ora, per questo gran finale innanzitutto vorrei ringraziare la cucina del Rione Malpaga che comunque si è dato un gran bel da fare, fategli un gran bel applauso, assolutamente. All'associazione Blues Made in Italy, qua voglio l'ovazione, voglio l'applauso sentito. Lo vedi che quando ci si mette l'impegno, eh? E capite? Allora, quello che vi voglio raccontare è una storia davvero molto breve. Allora, un giorno ricevo una telefonata per la mia trasmissione e mi risponde il presidente di Blues Made in Italy, Lorenz, e mi dice: senti Jack, io ti vorrei portare in studio due ragazzi. Tu già li conosci effettivamente, forse magari ne hai anche già sentito parlare, però ne hai sentito parlare in un'altra veste, in una veste differente. Ora, a me piace tutta la musica, devo ammetterlo, e quindi mi sono fiondato, ho cominciato ad ascoltarli, poi mi sono appassionato, ho approfondito insomma la situazione, sono stati in studio da me e ho scoperto che sono veramente dei bluesmen molto molto validi, almeno questa è una mia opinione personale. Dopodiché ho incontrato uno di loro all'Enico Terme Blues Festival, che avrà la sua seconda edizione ad agosto 2016, 19, 20 e 21. In quell'occasione il concerto, che se non ricordo male è stato il concerto finale, la seconda serata, grazie Patrick. Durante questa serata ho visto delle persone di tutte le età davvero molto molto scatenate. Ora, spero che questa grandissima emozione coinvolga anche voi, perché è veramente molto molto piacevole poter ascoltare questa band. Tutti veramente, sono tutti dei grandissimi musicisti. Ricordandovi ovviamente ancora una volta, se volete passare al banchetto dell'associazione Ops per acquistare il libro Il quaderno del blues, la prima edizione curato con le fotografie di Alberto Giudici, che insomma ha raccontato la storia del primo Have Mercy Blues Fest dell'anno scorso, è stata veramente una grande emozione e mi ha visto presentare per la prima volta qui a Corbetta, in provincia di Milano, è stato veramente un grande onore e io personalmente, anche sul microfono, vi farei un piccolo applauso, anch'io, tutti voi, perché davvero è stata una grandissima, grandissima emozione e vi ringrazio veramente tanto. Ora, io vorrei guardare i protagonisti e chiedere loro, siete pronti? Siete? Forse. Yeah. Forse? Forse, quasi. Ok, 3, 2, 1. Diego Fainello Band! Buonasera a tutti.
turn. You show me what before. I'll let you inside.